Stella al merito del lavoro, Pantusa Riccardo. Dopo un'esperienza lavorativa alle dipendenze della SIPEC, viene assunto dalla società Poste Italiane con la qualifica di impiegato straordinario presso la direzione provinciale di Cuneo. Successivamente ha ottenuto il trasferimento a Cosenza e promozione di categoria, fino al raggiungimento della qualifica di sistemista. Nella realizzazione delle mansioni svolte, grazie alla serietà, alla diligenza e alla professionalità dimostrate, ha contribuito allo sviluppo delle attività informatiche della filiale. Con la sua esperienza e il suo impegno ha assicurato la collaborazione alle varie agenzie ed al responsabile del servizio gestione operativa, meritevoli le sue qualità morali e disciplinate. Brevetto numero 53-397. Stella al merito del lavoro, Perrotta Gennaro. Viene assunto dalle dipendenze della cooperativa agricola OSAS in qualità di impiegato tecnico. Uomo dalle eccellenti capacità organizzative e dalle ineccepibili qualità morali, caratteristiche che gli sono valse a ricoprire diverse promozioni di categorie sino ad assumere l'incarico di direttore amministrativo. Durante l'attività professionale si è subito dimostrato un lavoratore affidabile ed efficiente ed ha manifestato eccezionale abilità nei diversi servizi amministrativi e contabili dell'azienda. Ha trasmesso ai giovani colleghi che gli sono stati affiancati idonea formazione, collaborando sempre all'incremento dell'attività della cooperativa. Il brevetto è il numero 53-399. Abbiamo terminato la consegna del brevetto. Adesso la parola a loro. Il saluto della RAI, dell'ingegnere Crucitti, della persona della dottoressa qui. Benvenuta. Indegnamente rappresento la RAI in questo momento, ma veramente l'ingegnere Crucitti non poteva venire, mi manda il suo saluto calorosissimo. È un momento molto bello sentire parlare di lavoro in un momento in cui purtroppo il lavoro non c'è. E però quello che mi colpisce in questa riunione di maestri, di lavoro, di persone che hanno passato una vita con il proprio impegno, con la propria efficienza, sollecitudine nel mondo del lavoro, e poi la parola precarietà, è una parola così fuori moda in questo momento, no? Sentire parlare di moralità, quindi di persone che sono assolutamente oneste. Poi cosa significa? Lavorare con onestà, appunto. Si dà la propria opera nell'azienda in cui si lavora. Io a volte lavorando, brava, non mi sembra di aver fatto niente di particolare. Faccio quello per cui sono stata assunta. Però poi si devono vedere le differenze, quindi vedere delle onorificenze, delle persone che si sono distinte per queste qualità è un vero piacere, anche perché voi avete dato tanto al mondo del lavoro, però ancora molto potete fare e vi impegnate per farlo, per trasmettere, come ho sentito, le vostre motivazioni, le vostre qualità magari a colleghi più giovani che entravano, e quindi a far capire non solo tecnicamente come si fa, ma come ci si comporta nei confronti dei colleghi, nei confronti dell'azienda. E quindi non mi resta altro che farvi di nuovo veramente complimenti. Spero che continuiate a lavorare per trasmettere la vostra esperienza ai più giovani. Avevo saltato, diciamo, lo
parità che il nostro statuto della Federazione Maestra del Lavoro si è restabilisce gli scopi che intende mettere in atto. Per quanto riguarda lo statuto, quindi, allora io mi preme sottolineare e leggere alcune finalità: promuovere ed elevare nella società e negli ambienti di lavoro il valore morale dell'apporto collaborativo dei maestri del lavoro, promuovere da parte dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici in genere, forme di riconoscimento e di utilizzazione delle competenze e delle esperienze dei maestri del lavoro, dare ogni possibile generoso apporto di esperienze per la soluzione dei problemi tecnici, economici e sociali, assistere i soci che venissero a trovare in stato di necessità, intervenendo anche presso enti pubblici e privati, agevolare l'aggiornamento professionale e culturale, curare l'unione fra i soci con adeguate iniziative a carattere nazionale e attraverso gli organi periferici regionali e locali, favorire l'inserimento umano delle giovani leve nel mondo del lavoro, aiutandole nella loro formazione e scelte professionali, promuovere attività di volontariato dei soci con organizzazione propria o in collaborazione con altri enti nel campo della solidarietà sociale, della collaborazione civile e di iniziativa culturale. E la presenza e coinvolgimento dei maestri del lavoro nell'attuazione degli scopi statutari vengono organizzati dalle federazioni e da tutti i consolati provinciali e regionali d'Italia, convegni e incontri scuola-lavoro che trattano temi riguardanti la sicurezza, la legalità, l'ambiente, l'energia rinnovabile, il risparmio energetico, l'inserimento delle nuove generazioni nel mondo del lavoro e delle attività del volontariato. Per quest'ultimo capo, noi come federazione provinciale stiamo cercando di attuare proprio un convegno, o meglio una forma di educazione sulla sicurezza nelle aziende agricole e in quelle edilizie, con interventi nelle scuole, perché il Ministero della Pubblica Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha stabilito delle somme che vengono date ai dirigenti scolastici provinciali proprio per attuare questa forma di collaborazione. E a livello locale noi ci stiamo attivando con il maestro del lavoro di Napoli, Roberto, il quale verrà con me il 10 dicembre a Lamezia Terme proprio per individuare questi istituti presso i quali dobbiamo poi andare. Altra notizia che do è che a livello regionale ci sarà uno spazio della RAI che sarà riservato a noi maestri del lavoro a livello regionale. Già stata avanzata domanda per partecipare a questo, essere inseriti in queste manifestazioni dal nostro console regionale Mario Lombardo. Con questo abbiamo chiuso, dato che l'assessore ci ha detto che possiamo visitare la sala del consiglio, solo quella, quindi ci andiamo. Poi voglio aggiungere solo: chi viene al pranzo a Paterno, noi ci partiamo verso le 12:30, ci vediamo all'ingresso dell'autostrada all'ANAS, in modo che qualcuno potrebbe perdersi, perché la strada Paterno di Vignano è interrotta e quindi dobbiamo andare dall'autostrada. Il pranzo è verso le 12, verso l'1:30. Buon appetito. Quindi, thank you.
c'è sempre un pezzo politico da pagare. C'è sempre un pezzo politico da pagare. Ma io mi siedo, per un giorno ci sarà allora ti consiglio che facciamo un consiglio straordinario. Bruno, ma proprio per sempre come io faccio fare la dottoressa di genere, voi facete un po' sopra, l'assessore, piglia la parola, dice, si vede tutta la faccia di te, concludiamo così. Ma guarda, non è che non la spegni di nuovo? No, c'è certo. Ma fai finta così almeno. Hai paura? Ma bagnati le c'è in Cina ad Andrea. La volta è andata. No, io sono tranquilla, riprendevo. Allora devo ripetere da casa. Poi c'è Andrea, papà, ci vediamo. Sempre il cellulare.